Torino crede assolutamente in quello che ha detto, cioè noi puntiamo in primis tantissimo sul turismo, noi abbiamo un 8% di fatturato di PIL proveniente dal turismo, vogliamo che arrivi almeno all'11% in breve tempo e noi puntiamo al 20%. Sul discorso del turismo sostenibile, responsabile, la valorizzazione del patrimonio culturale e anche ambientale è un altro dei nostri, passatemi il termine, cavalli di battaglia. Tutti gli eventi di Torino, in primis il grandissimo evento Terra Madre Salone del Gusto, che è un evento di rilevanza mondiale, forse il più importante salone del cibo al mondo, tanto per fare un esempio, chiede che tutte le stoviglie, tutte le cose utilizzate per l'evento debbano essere riciclabili, debbano avere determinate caratteristiche. Questa regola l'applicheremo a tutti gli eventi, perché con questo chi fa un evento potrà anche avere, per incentivare, delle agevolazioni. Quanto riguarda il turismo ambientale, noi abbiamo fatto degli accordi con i territori circostanti in modo che la città sia vivibile per alcuni giorni dal turista e poi il turista vada a visitare l'aspetto ambientale meraviglioso. Noi abbiamo la fortuna di avere di fianco a noi dei territori belli quanto i vostri, perché noi abbiamo le colline delle Langhe, del Roero, del Monferrato, che sono dei posti strepitosi, amatissimi dagli stranieri, e dobbiamo assolutamente valorizzarli, e anche perché come questa sala stupenda si valorizzano da soli, passatemi il termine. Ithaca mi viene in mente subito, immediatamente, un sogno che anche noi vogliamo raggiungere, cioè quello di far sì che i nostri territori, come i vostri, siano compresi, passatemi il termine, ma apprezzati da tutto il mondo. Cioè noi dobbiamo assolutamente promuovere sia Bologna che Torino, tutta l'Italia. Non è possibile che l'Italia non sia al primo posto al mondo come meta turistica per gli stranieri. È una cosa che è inconcepibile dal mio punto di vista e, ripeto, poi voi farete le inquadrature della sala, dovrebbe bastare questa sala per convincere tutti i turisti del mondo a venire a Bologna in Italia.